Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi voglio raccontare come ho imparato a rallentare, a mollare un pochino la presa e a perdonarmi un pochino di più. Voglio focalizzarmi in questo video sull'aspetto del sonno, perché secondo me ha giocato un ruolo fondamentale. Durante l'università io ho incominciato a cadere in questo loop del dovermi svegliare presto, perché svegliarsi presto significava essere produttivi. Quindi io mi svegliavo presto e studiavo, ne approfittavo per sistemare forse un po' in casa, insomma ne approfittavo per fare delle cose, perché poi cosa succedeva? Andavo all'università, passavo tutta la giornata a studiare eccetera e quindi non avevo tempo. Quindi avevo trovato questa condizione del svegliarmi presto molto utile al mio scopo di recuperare un pochino di tempo durante la mia giornata. Diciamo che poi questa situazione me la sono portata dietro anche nel momento del lavoro o comunque nella vita in generale. Il desiderio del dover fare, del dover essere produttivi, si era talmente infossato dentro di me che mi aveva condizionato in tutte le mie giornate, che fosse un sabato o una domenica, che fossi in vacanza, per me comunque la sveglia era diventata le 6. Quindi io, anche in un giorno di vacanza, di relax, non riuscivo a staccare. Quindi non riuscivo a dire, ok, sono in vacanza, è sabato, è domenica, dormo fino alle 11, recupero. No, è lì che viene il problema. Perché anche quando potevo permettermi di riposare, quindi essere gentile con il mio corpo e dirgli riconosco che tutta questa settimana sei svegliato presto, hai lavorato un sacco, hai studiato tanto, questo giorno prenditelo per riposare, non riuscivo. E era diventato veramente estenuante. Estenuante perché non riuscivo mai a staccare la spina, ero sempre infognata in ciò che dovevo fare, ma che magari in realtà non avevo niente da fare perché appunto era il weekend. Però c'era questa cosa dentro di me che doveva spingermi a essere sveglia, magari a fissare un muro, però sveglia, perché significava che andava bene, anche ero produttiva, ma questo era devastante per il mio fisico. Mi ricordo mattine in cui io alle 10 ero morta, perché dopo una settimana di sveglia presto, attiva tutto il giorno, perché comunque anche se ti svegli alle 6 devi essere produttiva nel momento in cui gli altri erano produttivi, perché sennò e quindi le mie giornate erano praticamente di 16-18 ore e non recuperavo mai, non davo mai la possibilità al mio corpo di recuperare perché lo stavo maltrattando. Quindi tantissime volte mi sono svegliata con gli occhi gonfi, tante volte ora delle 10 mi sono ributtata a letto per poi risvegliarmi alle 11 e sentirmi scombussolata per tutto il resto della giornata. E il fatto è che è vero, molto spesso crollavo molto presto. Per anni io e Jimmy non siamo mai riusciti a guardare un film la sera insieme, perché io alle 9:30-10 appena toccavo il divano dormivo. Però comunque questa sveglia molto presto faceva sì che comunque non riuscissi a recuperare. Ovviamente un pochino riuscivo a dormire perché insomma purtroppo questa condizione è durata tanto, però mentalmente era veramente veramente devastante. Quindi a settembre, ve l'avevo detto in un video dove vi raccontavo le abitudini che stavo intraprendendo, ho deciso, mi sono veramente messa d'impegno, ho detto basta, questa situazione deve cambiare, io voglio svegliarmi un orario umano. E ho imparato a farlo. Ragazzi, faccio questo video infatti adesso proprio per raccontarvi i vari step che ho fatto per arrivare a questo punto, perché da settembre ho insegnato al mio corpo a rilassarsi. Ho fatto un sacco di sforzi
Però adesso io mi sveglio 7:30, 8, 8:30 nei weekend, 9, e sono totalmente un'altra persona. So che in questa mia transizione c'è molto lavoro a livello mentale, del ascoltarsi di più, della consapevolezza, del perdonarsi, dell'essere più gentili con se stesso. Però sono troppi argomenti, non riesco a parlarne di tutto in questo video. Magari se vedo che c'è interesse in questo video ne parlerò in altri, quindi lo spacchetterò. Però voglio concentrarmi appunto sul sonno. Praticamente a settembre ho deciso di rendere un'abitudine il fatto di svegliarmi alle 7:30. Sapete cosa ho fatto? Ho deciso che mi dovevo svegliare alle 7:30. È stato stranissimo perché nel momento in cui io mi sono imposta di svegliarmi alle 7:30, ho iniziato a svegliarmi alle 7:30. Non so in quanti potrete capirmi e ritrovarvi nelle mie parole, perché ho paura di essere un po' una strana. Però veramente è stato così facile. Ho detto alla mia testa, perché purtroppo ero in una condizione in cui stavo ascoltando molto di più la mia testa piuttosto che il mio corpo, e l'ascolto del mio corpo è venuto molto dopo, sta avvenendo ancora ora ed è molto difficile. Praticamente ho imposto alla mia testa: tu ti devi svegliare alle 7:30. 7:30 è un orario giusto a cui svegliarsi, quindi i primi giorni sveglia alle 6. Però mi sono imposta di rimanere a letto, sveglia, magari non riuscivo a riaddormentarmi, però non mi sono buttata giù dal letto, non sono andata a fare colazione, ma mi sono magari messa a leggere un libro, ho incominciato a pensare, spipolare un po' il telefono, e poi mettevo giù il piede dal letto alle 7:30. Piano piano, nei giorni, perché come dicevo nell'altro video delle abitudini, per creare un'abitudine devi ripetere, ripetizione, ripetizione, ripetizione. Quindi, nei giorni successivi di settembre, ho continuato a puntare la sveglia alle 7:30 e piano piano la mia testa e corpo si stava abituando all'idea di svegliarsi più tardi. E infatti poi sono arrivata a svegliarmi alle 7:30 e adesso sempre di più, 8, 8:30, dando finalmente riposo al mio corpo, alla mia testa, al mio cervello. Per far sì che questo accadesse ho intrapreso qualche trucchetto che ho scoperto essere molto efficace nell'aiutarmi a dormire. Primo, buio totale. Io non mi ero mai accorta che per dormire io dovevo dormire nel buio totale. Quindi tapparelle tutte abbassate, mascherina sugli occhi, e ho scoperto che dormo benissimo. Un'altra cosa, l'appetito. Mai andare a letto affamati, perché la mattina, già che io mi sveglio e faccio colazione, cioè praticamente io mi alzo dal letto, sono già in cucina, se andassi a letto troppo affamata, la fame mi sveglierebbe al mattino. Quindi per evitare che questo accada, magari se capiamo di aver mangiato troppo poco a cena, facciamo uno snack prima di andare a letto, perché comunque noi dormiamo ma il nostro corpo è attivo. E svegliarsi con i crampi dalla fame non è mai bello. E il terzo consiglio che mi sento di darvi è quello di giocare d'anticipo. Se siete una di quelle persone che se il giorno dopo deve fare un sacco di cose, va a letto un pochino con questa sensazione dell'affanno, vi consiglio di giocare d'anticipo. Quindi se la mattina sapete che dovete farvi la doccia, preparare il pranzo, fare la colazione, se ci riuscite, provate a prepararvi tutto la sera prima. In questo modo la mattina dopo sapete di avere più tempo, di poter fare un pochino con più calma e magari questo vi aiuta anche a dormire di più. Tutti questi consigli sono molto a livello mentale. In realtà dormire dovrebbe essere qualcosa che ci mette molto in connessione con il nostro corpo. Infatti, quando si parla del sonno, del ritmo del sonno, si parla del ritmo circadiano, che è un orologio interno regolatore delle attività del nostro corpo in base alla luce esterna, all'alimentazione e alla nostra routine. Chi riesce a rispettare il ritmo circadiano significa che è molto in grado di ascoltarsi, è in grado di riconoscere i segnali del proprio corpo, e io penso che purtroppo
non tutti siamo in grado di farlo. Questo perché la società in cui viviamo, i ritmi, il lavoro, ci portano e stanno portando la popolazione a sconnettersi sempre di più dal proprio io interiore e focalizzarsi più su ciò che si fa, piuttosto che ciò che si è. Silvia che sta editando qui, scusate, sapete che io interrompo sempre, però ho girato intorno alla questione fondamentale, che è quella che quando non riuscivo a dormire e mi svegliavo presto perché dovevo produrre, era perché vivevo questo status mentale di pretendere troppo da me, di non perdonarmi, di non rallentare, appunto. Dovevo essere sempre sul pezzo, dovevo essere sempre attiva, sempre pronta, sempre dare, fare, brigare, e quello che in realtà ho imparato, e non è soltanto che ho imparato a dormire più a lungo, ho proprio imparato e fatto un grande lavoro mentale sul ridurre queste pretese verso me stessa, sul perdonarmi un pochino di più, sull'essere più gentile. Quindi in questo video vi volevo principalmente raccontare questo, e è un percorso principalmente mentale. Non sono andata in terapia, nonostante avrebbe potuto aiutarmi e farmi comprare dei passaggi molto più velocemente, però mi sono molto parlata, ho incominciato ad ascoltarmi e a aprire i canali e essere sempre più in contatto con tutto ciò che mi circonda. E vi ho dato qualche consiglio, perché poi effettivamente questi consigli pratici che vi ho raccontato, del buio eccetera, hanno giocato un ruolo molto importante, però diciamo che il lavoro fondamentale l'ho fatto a livello proprio di anima. Quindi se può aiutarvi a iniziare a riflettere su questo, perché vi potevo dare 10.000 consigli, quelli che trovate dovunque, del tipo non guardare il telefono fino a un'ora prima che vai a letto, non esporti luci bianche, questo, quest'altro, però il mio problema era un altro, e penso che molte persone non riescano a dormire proprio per queste angosce, pressioni e pretese che fanno verso loro stessi. E adesso che invece ho mollato la presa, che sono molto più gentile, sto imparando ad esserlo, con il mio corpo, infatti il sabato e la domenica c'è Jimmy che mi deve buttare giù dal letto, perché io sono proprio rilassata, non sento questa pressione di dovermi alzare, dover fare, dover brigare, ma dico, oh, sabato e domenica, perfetto. E basta, io arriverò da voi con un altro video chiacchiericcio, sempre sullo sviluppo di questa consapevolezza interiore, connessione con se stessi, perdono, rallentare e vivere un pochino più rilassati. E basta con questa frenesia, basta con questa cosa del dover essere efficienti e produttivi a tutti i costi, perché una cosa che non vi ho detto è che nonostante io abbia rallentato e abbia imparato a svegliarmi più tardi, sono comunque produttiva. È scioccante, lo so, Silvia del passato non ci potrà neanche credere, ma ti puoi svegliare a un orario umano e allo stesso tempo essere produttiva. Non c'è bisogno di avere questa angoscia. Lo ripeto, me lo dico, perché serve sempre ripeterselo. Basta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!